la sposa impiccata, fra virgolette, alla fine, verso la fine dello spettacolo. È Madante sul palco del Teatro della Scala, nelle prove della Carmen. La scena madre è sicuramente quella in cui Emma prova lo spettacolo con il marito e a un certo punto monta una crisi fra i due, non sono più in grado di capirsi. Lei sempre più esasperata e lui sempre più affaticato dalle continue richieste di una regista sorda alla fatica dell'attore. La scena, sapete, dello spettacolo, quello del marinaio, diciamo. Mi è piaciuta la scena di Jeans e Marteau in cui Roba porta il padre in città e il padre non era mai stato in una città e quindi diciamo, vede tante cose che insomma, anche alla sua età lui non aveva mai visto. È molto tenera come scena. Sì, il matrimonio etiope, dove c'era la sposa che non si capiva se fosse molto emozionata, sembrava quasi in stato di trance. Lui che si laurea alla fine. L'inquadratura quando dopo la discussione della laurea il padre e il figlio sono sul taxi e si vedono tutti e due, lui di profilo con il tocco in testa e il padre. Una bellissima storia. Volevo fare qualche domanda alla regista per sapere se alcune scene le avevano, come dire, rimontate a fase, diciamo, cioè non erano, diciamo, registrate in tempo reale, ma erano state ricostruite, ma. Mi piacciono queste figure, mi piace la loro tranquillità, nonostante non abbiano nessuna tranquillità, ma le passioni le esprimono in una maniera più introspettiva, più profonda, meno esternata. Quindi anche questo incedere, hanno queste figure lunghe, eleganti, questo incedere con il braccio sui bastoni, l'avevo già visto in un documentario. In qualche altro documentario, sempre qui al Film Festival, e quindi questa posizione che sembra quasi da uccello, così comunque di tranquillità, nonostante non abbiano nulla di tranquillo.